Mi stavo eccitando, ho detto ora mi fanno combattere in mezzo al bordello, io ho tutto rallentato. Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Twitch Gamer 89, siamo tornati qua in un nuovo video di Fortnite. Signori, sono 2 giorni che non gioco, qualcosa del genere, perché domenica sono stato a Bologna, evento spettacolare, grazie mille a tutti quelli che sono venuti. E quindi oggi, sì, praticamente sono 2 giorni all'incirca. Signorotti, vi ricordo gli appuntamenti dei Ciccio Gamer 89, live show 13 ottobre, dov'è? No, qui, Legnano, 21 ottobre Napoli e Lugano 27 ottobre, link in descrizione per acquistare i biglietti. Quindi, togliamo magicamente le immagini e andiamo in battaglia reale. Allora, raga, stanno uscendo un botto di skin. Io sinceramente sto avendo problemi a stargli dietro. Cioè, che cosa è successo? Era partito qualcosa? Qua non so perché mi si è tolto, ma in realtà lo so il perché, perché avevo acquistato altra roba, il cagnolino. Ma io il cagnolino, ragazzi, tipo, aspetta, non era qui. Non era neanche qui. Eccolo, eccolo, eccolo qua, cagnolino messo. Allora, movimenti eleganti. Vabbè, che fai? Non lo compri. Madonna. Allora, io ho un problema. Non riesco a togliere più questa skin. Non so se anche per voi è diventato un problema, ragazzi. Però è diventato un problema. Almeno per me. Signori, paracadute sulle spalle. E let's go. Mi raccomando, quei bei like. Ah, e ragazzi, vi voglio ricordare che sul mio canale è uscita l'intera serie di Assassin's Creed Odyssey. Vi consiglio di andarla a vedere. Che succede? Cazzo, non parte il gioco. Si è rotto. Oh, ma guarda un po'. Qui, ragazzi, vabbè. Sapete benissimo che si sta spostando, non è che ve lo devo dire io, no? Cioè, lo sapete perfettamente, almeno credo che voi lo sappiate perfettamente. Quanta gente si è buttata? Si è buttata. Vai, cagnolino! Vai, attilino, vai! Allora, in realtà, per come ci siamo buttati, quello già ha aperto il paracadute, non so assolutamente il perché. Ce ne dobbiamo andare qua. Questa è la prima partita della giornata, non credo che riuscirete mai a vederla perché sicuramente morirò come un babbo, come un babbano. Lo so, ho usato. Già sparate? Ho usato una parola forte, babbano, però quando ci vuole, ci vuole. Vediamo se qua dentro. Beh, poi comunque, ragazzi, dai, ammettiamolo, quando il gioco ci vuole bene. Ci vuole bene, non è che possiamo dire altro, eh. Ricordatevi sempre di tirare qualche mazzata ogni tanto, che perdete quel microsecondo, però uscite con i materiali. Ok. Un po' di materials ce li ho. Vorrei sicuramente prendermi qualcosa in più. Ma grazie mille. Allora, facciamo così, 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 così. E tanto devo. Ah no, tutto giusto, madonna. Allora. Ok. Ho rischiato un botto, lo so, però così imbucato non mi andava di sparare. Infatti lui aveva un'arma molto migliore della mia. 75 sì, ce li ho. Ma in che condizioni sto? Fatemi. Ok. Non dico che se mi tocca mi squarta, ma. Dai, cazzarola! Rischio di morire tantissimo, lo sapete? Ok. Rischio. Di morire un botto, quindi preferisco fare così. Lui non so che cosa si è preso, perché lui si è preso qualcosa, avete visto quando è scappato? Comunque tipo ha pochissima vita.
Anche perché là davanti ce n'è uno. Lo so. Non lo so, ragazzi, perché la gente... Ok. Ora mi è uscito così perché ho sbagliato, l'avete visto. No, non capisco quanta vita. Non capisco a capire, cioè non riesco a capire quanta vita. Cioè, mo, va bene tutto, ma prima o poi mi dovrei morire, no? Prima o poi. Ok. Aveva... Non so se avete notato, ma... Avevo quel pompa del cazzo, ragazzi. Quello che piace pure a me, eh. Munizioni. Ne ho pochissime. A giocare non è che sto giocando così bene, eh. Non è che vi posso dire che... Non sto sbagliando un colpo, anzi. In realtà, come vi posso dire, sono anche un po' legnoso. Se vogliamo chiamarlo così. Però quando vi dico che è la prima partita della giornata, era partito un cazzato nero. Ma ho sentito... Ho sentito sparare qua vicino. Ora non so se lui... Si è imbucato dentro quella casa là, per poi non uscirne più. Perché magari non se la sente o c'ha poca vita. Non aveva medi? Non ci credo. Seriamente non aveva medi. Ok. Va bene. Poi avete visto, mi sono incastrato pure qua con lo switch delle armi. Vabbè, per chi mi segue su Instagram sa che sto in giro un botto di giorni. Cioè, sto qua un sacco di cose, raga. Me ne devo andare, ragazzi. Me ne devo andare. Non è proprio cosa. Tanto lui sicuramente mi inseguirà bestia, eh. Secondo me. Forse no. Non lo so. Non lo so. Vabbè. Questi volevo. Me ne sono andato perché? Perché materiali praticamente non ne ho. Munizioni non ne ho. Non è che sto in una situazione così fiorente. Chiamiamola così. Vabbè. È sempre quello di prima, tra l'altro, perché mi ha pushato in un modo strano. Vabbè. Allora, sono uscito ora dalla safe perché ho provato ad aprire una cassa. Purtroppo non ho trovato niente. Non lo so, ragazzi, continuo a essere senza materiali, imperterrito. Ok, là davanti a me c'è uno. Oddio, vita, ci sto. Il problema è la mira, sono tutte queste altre cosette che mi mancano proprio in questo momento, eh. Ma cazzo fai? Te bevi il bibitone? Zio, ti devi sempre costruire. Non è che puoi fare come cazzo di parte su sto gioco.
Vediamo un po'. Un minimo di costruzione ci vuole sempre. Quell'altro strano che non è tornato indietro, eh. Io sarei tornato indietro se sentivo una cosa del genere. Infatti, ma... Ah, quello è uno. Allora, preferisco prendermi le bende e correre. Preferisco prendere le bende e correre forte. Che poi, ecco, per esempio, qua mi sono comportato abbastanza bene. Ho visto lui che faceva ziguno ziguletto, poi si muoveva. Che cazzo si muove a fa? Poi non so perché, lui si vede che non se lo aspettava, non ne ho idea. Preferisco le bende, ragazzi. Preferisco le bende. Già mi sento. No, preferisco le bende perché ti curano in maniera differente. E in medikit sono 10 secondi. Insomma, ok. Poi non mandava di togliere lo shieldino. Sembra una cavolata, ma uno shieldino è importante. Poi sì, purtroppo ne abbiamo uno solo, eh. Materiali. Non è che mi abbia regalato sta grande gioia il ragazzo, eh. Vedi qua sono tutti rotti, ragazzi. È passato uno che sa giocare. Ok, ce n'ho qua. Ah, quello di prima. Ok. Ok. Me lo sono tolto dalle palle, ragazzi, eh. Era ufficialmente lui. Via, faccio così. Preferisco. Se avevo tempo, ovviamente. Ah, no, guarda. Nel dubbio. Nel dubbio mi va bene. Nel dubbio mi sta stra bene. Era un gran cacacazzi lui. Questo. Questo c'è. Ok, lasciamo così, così sto tranquillo. Va bene, va bene, va bene. Dai, alla fine la partita. L'avevo presa comunque. Adesso. Io ho visto che l'avevo preso, me l'ha tolto. Va bene. Grazie, gioco, grazie. 300. Materiali ce l'ho. Cecchino mi manca. Non che sia una cosa fondamentale per il momento, però siamo quasi. Infatti, detto, ma sai che c'è? Visto che ti vedo poco lootato, ok. In realtà ho trovato 3 shieldini che mi vado a prendere. Assolutamente. Sopra di me stanno sparando. Io qui avevo visto un airdrop, però non lo vedo più. Materiali sì ce l'ho, ma che Pasqua. Ah, eccolo qua l'airdrop. Ma sono stato io? Ok. Provo a prendermelo l'airdrop, che dite? Tanto, non è che stiamo a fare la partita delle super kill. Io qua voglio portarmi a casa una bella partitina. Anche perché è tardi, per me sono le 18. Vabbè, sembrerà poco, ma ...24. E intanto c'è 24 in meno.
E intanto c'hai 24 in meno, c'hai. Ventiquattro. E una kill ce la siamo presa. Sì, però. Ah, vabbè. Diciamo che un piccolo miglioramento l'abbiamo fatto. Potrei farmi un fortino qua e vedere un attimo. Secondo me ci potrebbe stare come idea. Secondo me. Mi sono reso molto. Interessante. Non mi andrebbe molto di perdere questa partita. Cento qualcosa te l'ho tolto. Sai che c'è? È che a me da giocare con te al cecchino non mi va mica tanto. Vai, resta là. Focussati là. Non è un problema. Non è un problema perché già la torre è visibile. Più ci si è messo anche lui. Deve vedere chi ce l'ha più grosso col cecchino. Non mi va. Sinceramente, ripeto, non mi va. Quindi io ho preparato una trappola là sopra. Se vuole ci va e ci crepa. Sempre se vuole. Il mio 150 gliel'ho tolto. Si sta chiudendo in una zona bruttissima. Almeno per me. Qua se c'erano le cose d'ombra sarebbe stato divertente qua. Siamo rimasti in tre. Tre briganti e tre somari, come diceva. Qua sicuramente insieme a me ci sta qualcuno. Perché se quello è rimasto là. Ok, pure lui. Non so perché stavo ballando io. Ripeto, a me. Litigare con te. Non mi va. Non mi va proprio. Invece sapesse quanto mi va di litigare uno con lanciarazzi. Pazienza, ragazzi. Che pazienza. Perché poi tocca correre da lui. Questa è sfiga, eh. Non è vero, tocca correre da quello là. Quando vuoi corri. A me ci stanno problemi, eh. E mi tocca ritornarmene là. Vabbè.
Ok, va bene. Mi sta molto bene. Purtroppo mi sa che... Cazzo forte te lo stai facendo il fortino? Quello si è fatto un fortino senza senso, ragazzi. Questo me lo faccio, dai. Non me lo so fatto col cazzo, raga. Vabbè, mi sono pure un po' spaventato in realtà, eh. Vabbè, è stato bravo. Signorotti, che vi devo dire? Ho giocato con un po' di paura. Mo' sicuramente mi faccio un'altra partita. Poteva andare sicuramente meglio. Purtroppo non ci ho creduto. Avete visto che ho fatto? Lui stava là. Ho detto esco, cioè vado via, ritorno. Lui è ritornato e non ho avuto riflessi pronti, raga. Va bene. Signori, spero che il video vi sia piaciuto. Nulla di incredibile, però ci sta. Spero che appunto il video vi sia piaciuto. Se fosse così, pollice in su, commentate, condividete. Se non siete iscritti, iscrivetevi al prossimo appuntamento con il vostro CM89. Ciao ciao.